Il Perugia di mister Battistini in questa fase di preparazione precampionato in ritiro a Rocca Porena di Cascia ha affrontato test disputando gare amichevoli. Nella sua prima uscita ufficiale il 18 luglio il Perugia ha battuto il Cascia per 10 reti a 0. Tre giorni dopo, sempre a Roccaporena, il Perugia affronta il Torgiano e vince 15 a 0. Il 25 luglio batte il Promano 9 a 0. Tre amichevoli, tanti gol realizzati senza mai aver subito una rete. Oggi è in programma al Comunale di Spoleto un'altra amichevole di tutto rispetto, da definire quasi di lusso. Infatti il Perugia affronterà la Juve Sabia di mister Piero Braia, squadra che milita in Serie B. A pochi minuti dall'ingresso in campo delle squadre passiamo subito a dare le formazioni. Per il Perugia Calcio eh, il mister Pierfrancesco Battistini fa scendere in campo. Coprivec, Anania, Martella, Esposito, Lebran, Russo, Aires, Benedetti, Tozzi-Borsoi, Clemente, Moscati. Risponde Piero Braia per la Juve-Sabia con Seculin, Baldanzeddo, Di Quonzo, Ajei, Figliomeni, Scoia Miglio, Erpen Orasio, Doninelli, Mbakogu, Danilevicius... Zito, l'arbitro della gara è il signor Manuele Verdenelli di Foligno, gli assistenti, il signor Matteo Bottegoni di Terni e Marco Chiocchi di Foligno. E passiamo subito con la ripresa alla gara e bisogna attendere 5 minuti prima di poter vedere la prima azione pericolosa. Ed è infatti il quinto quando Martella lascia partire un cross, ma il portiere c'è. Al nono, punizione dai 20 metri di Clemente, il quale lascia partire un tiro rasoterra con la palla che sfiora il palo alla destra di Seculin. Al quindicesimo, verticalizzazione di Figliomeni in aria, dove si fa trovare pronto Zito che riceve ma il suo tiro termina sul fondo. Al ventunesimo, Erpen Orazio si invola sulla destra, crossa sul lato opposto dove arriva Zito che in corsa lascia partire il tiro che impegna seriamente Coprivec, costretto a respingere con i pugni. Al ventiduesimo fallo di mano di Martella e il direttore di gara concede il rigore per la Juve Sabia sul dischetto. Daniele Vicius che manda alle stelle. Al 25esimo triangolazione Clemente-Tozzi-Borsoi-Clemente, quest'ultimo in aria prova il tiro, ma Seculin salva la porta con il piede. Al ventiseiesimo esimo Difesa clamorosamente anticipata da Mbako che, saltati due centrali, va a segnare indisturbato. Nulla di fatto nei minuti successivi, e con le riprese, passiamo al quarantesimo, contropiede della Juve Stabia, con Daniele Vicius che, dopo 30 metri di corsa, si porta in aria e scarica sul portiere un tiro che però viene ribattuto. Al 42, punizione di Clemente, la palla viene ribattuta dalla barriera. La recupera ancora il numero 10 del Perugia che prova il tiro con la palla che si infrange sul palo. E dopo il primo tempo con la maglia bianca, il Perugia rientra nel secondo tempo con la tradizionale maglia rossa e subito le prime sostituzioni: Giordano al posto di Coprifec. Cenciarelli sostituisce Esposito, Russo lascia il posto a Carlotto, Rantier al posto di Fabigno e Politano che entra al posto di Moscati. Nemmeno un minuto per nella ripresa, esattamente 30 secondi, e la Juve Stabia raddoppia. Serpentina e tiro di Chiorema Teng che non perdona. All'ottavo incomincia la carambola di sostituzioni. Entra Ferri Marini, esce Clemente, al tredicesimo Anania esce e fa il suo ingresso Calzola e al sedicesimo per la Juve-Sabia entra Abdu per Daniele Vicius, mentre per il Perugia esce Martella e fa il suo ingresso De Rossi. Al ventiduesimo esce Tozzi-Borsoi, entra Moneti. Per poter vedere un'azione degna di nota bisogna attendere il ventiseiesimo, quando Riant in aria viene atterrato e l'arbitro concede il calcio di rigore sul dischetto lo stesso Rantier che accorcia le distanze e con le immagini ci portiamo al 44 quando il Perugia conquista una punizione dai 20 metri che si incarica di battere Rantier ma si fa trovare ben piazzata la difesa che libera questa amichevole odierna termina con la juve Sabia che batte il Perugia per due reti a uno noi mister Battistini, allora, mister, eh, tante gare amichevoli, tante... una grandissima goleada in tutte le partite Oggi in una gara contro la Juve Stabia che milita in Serie B, la prima sconfitta Una sconfitta bugiarda? Una sconfitta da amichevoli, sono so gare di allenamento Per quanto visto in campo sicuramente non meritavamo questa sconfitta Perché abbiamo avuto costantemente il pallino del gioco e abbiamo commesso due o tre errori importanti in fase difensiva dove peraltro mancavamo dei due giocatori importanti oggi e abbiamo anche deciso di non rischiare nel secondo tempo Russo quindi eh, credo che alla fine la giornata sia molto positiva perché ti ripeto la squadra è stata in campo bene ordinata con le distanze giuste ha creato eh, abbastanza non moltissimo non in reazione alle qualità che ha per me può creare ancora molto di più però è stata una buona gara Una differenza fra il primo tempo e il secondo tempo un secondo tempo fatto di giovani sì, è stato molto bello anche perché era un'occasione per noi per testarli, per verificarli. Quindi abbiamo visto che questi ragazzi eh, stanno lavorando bene, stanno raccogliendo i, lavori, i frutti del loro lavoro. E sono stati molto bene in campo, con determinazione, hanno fatto delle belle cose, hanno anche hanno avuto la forza di segnare un gol e di il pareggio e probabilmente era meritato. Siamo al 27 di luglio, un bilancio di, questi, di questo ritiro fino ad oggi. No, un ottimo lavoro, siamo soddisfatti e abbiamo tanta voglia di continuare così. Perché sappiamo ci aspetta un anno duro, complicato, non si sa ancora che giro ne affronteremo, ma eh, questa è una squadra che ha tanta qualità. E ora la società sta facendo di tutto per completarla il prima possibile, sono sicuro che non si farà sfuggire l'occasione di farlo nel migliore dei modi. e Nel frattempo, noi stiamo cercando di costruire un gruppo di lavoro, un gruppo di, di, di ragazzi entusiasti e mi sembra che la strada sia quella giusta. E noi facciamo tanti in bocca al lupo? E io li raccolgo, ti dico proprio il lupo. Sui microfoni un perugino doc che ancora quest'anno è qui a Perugia, penso contento. Sì, eh, sicuramente è il terzo anno qua a Perugia, sono molto contento di essere rimasto e ecco, speriamo di fare una bella stagione come le precedenti. Allora oggi, come dicevo con mister Battistini, è arrivata la prima sconfitta, se possiamo dire, anche se in una gara amichevole. È vero anche che era una squadra di Serie B, ma una sconfitta che, ad avviso un po' di tutti, eh, non meritavate. Sì, eh, abbiamo perso questa partita, non penso che questo sia ecco, il momento eh, per guardare al risultato, penso che siano viste buone cose, altre meno buone, è eh, lo spunto per continuare a lavorare e migliorare gli errori che abbiamo fatto. Tanti giovani giocatori che sono arrivati, tanti altri magari meno giovani, con altre esperienze, tu sei uno dei vecchi, come ti sei trovato in questo nuovo gruppo? Oh, questo gruppo è un bellissimo gruppo fatto di bravissimi ragazzi, sono arrivati tanti ragazzi giovani che penso che si inseriranno facilmente, e i più anziani tra virgolette, hanno grande esperienza ma sono tutti dei ragazzi disponibili e quindi aiuteranno la squadra a crescere e i, giova i più giovani a inserirsi. Fai un bilancio Alessio di questi giorni di ritiro? Questi giorni niente, abbiamo lavorato bene, è una, un posto molto bello. Eh, le strutture tutte ottime, ci siamo trovati benissimo. Ora abbiamo ancora 3-4 giorni, li sfruttiamo al massimo per lavorare. E poi ci sarà l'amichevole con Levante, un'altra bella amichevole. Ecco, lavoriamo e cerchiamo di, insomma, di aumentare la nostra condizione fisica. Hai parlato di amichevole con Levante, ma subito dopo 3 giorni la gara di Coppa Italia a Barletta. Sì, è una trasferta già abbastanza lunga, almeno ci prepariamo già per quello che sarà il campionato. E, niente, sarà già una partita vera, e la prendiamo insomma, come un test importante per, per testare ecco, le nostre capacità e quello che diciamo, abbiamo cercato di esprimere col Mister e il suo credo tattico. Ecco.